Petto era quello giusto. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti su queste piattaforme. Nel palinsesto oggi non sono solo, innanzitutto buon 2023 perché è il primo video di quest'anno. Buon anno. E quest'anno non poteva che iniziare con una ragazza speciale. Sono qui con Manu. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Per chi non lo conoscesse, beati voi. Mi sento speciale. È una connessione omosessuale. Se non lo seguite, ovviamente trovate tutti quanti sui link qui sotto nell'info box. Se non seguite me, siete nelle sfiga, quindi fate voi. Detto questo, io riderei. Volete cominciare questo 2023 col stile? Seguite Kevin. Infatti siamo qui finalmente riuniti nel nome del gossip e dello sparlare, che oggi in realtà abbiamo fatto un po' un check delle cose che sono successe dicembre prettamente, ma gennaio è stato molto più ricco. Gennaio è proprio partito col gennaio è partito con il botto e Mio Dio. Oggi abbiamo deciso di lasciare solamente una chicca di gennaio rispetto a tutte le cose che sono successe, perché quando vorrete saperle prendete nel prossimo scandalo. Le scandalo che vengono anche da oltreoceano. Le scandalo più internazionale di tutti, proprio famoso in tutto il mondo, riguarda ovviamente Kamen e Keiko. Quindi Veri e Sasi, parleremo di tutto quello che è successo. Veri e Sasi, Rosy, Nippolo, Keiko, Kamen. Lei non vede l'ora proprio. Io non ne sapevo niente perché io non ho TikTok Napoli a quanto pare. Invece io completamente Napoli TikTok, perché io tutto. Sono napoletana dentro. Cioè il Napoli nel cuore, io seguo Napoli, tutta Napoli. Perché non Napoli? Justin, perché non Napoli? No, io ho solo Signorin. Sasi è, no, è l'ottima motivazione, cioè, per seguire. Capito? Io lui Io Napoli nel cuore, cioè io sono ovviamente tipo in un'altra vita, io ero napoletano. È un'altra cultura, è un'altra religione, è un'altra lingua, è un mondo a parte, amore. È un po' tipo Pandora, capito? È così, amore. Però sono tipo Avatar, sono in Navi. Sono i navi dell'Italia loro, amore, io li amo completamente. Poi una roba di cui ci parlerà solo la nostra ragazza qui presente, una storia assurda che è successa a dicembre che riguarda Fishbowl e il ragazzo, ex ragazzo, Taxi B. Taxi B, ha preso il taxi e se n'è andato. Un scandalo che però veramente viene da oltreoceano invece riguarda una delle stelle più iconiche e famose di RuPaul's Drag Race, che è Shangela, ed è uscito fuori che praticamente è stata denunciata per violenza sessuale. Infatti toccheremo molto piano questo discorso. Sì. Parleremo anche di Cristina D'Avena, che è successo un mega scandalo riguardo la sua performance live. Poverina, al concerto d'Italia. Quindi direi ufficialmente di cominciare con le scandalo. Vai. Cioè è complicatissimo, nel senso che mi rendo conto che il mio lavoro qua sia informare te e tutte le persone a casa di quello che è successo con Kamen. Ci sono diversi personaggi all'interno di questa storia. E io ti dirò, quando tu me li hai fatti vedere, io li ho riconosciuti, perché nonostante io non sia in TikTok Napoli, fondamentalmente Napoli TikTok, Napoli lo chiami con il nome che ha, per quanto io non abbia le per te queste cose, comunque nei miei per te sono comparse le live. Le live in cui litigano, si scannano, ma live da 5.000 spettatori a botta. Ah, quello di più, raga. Poi no, chi non è napoletano? No, cioè io non capisco il napoletano, soprattutto quando è estremamente quando stretto. Quando parlano stretto, parlano tu stai stretto. Là, tu stai là e fai. E dici, sono quattro persone che parlano e si urlano addosso il napoletano stretto. Tu fai, ho sempre durato al tibetano. Volevo proprio studiarlo da piccolo. Come diceva la gatta, perché non parlare magari dei cavoli vostri, tipo in privato? Da un video di un'ecografia, un passo indietro, Kamen rimane incinta. Carmen. Perché Kamen la devi chiamare con il nome corretto dell'anagrafe, che è Kamen. Carmen, che è la figlia di Veri e Sasi. Esatto. Soprannominata dalla mamma. Kamen. Ma perché la chiama così? Perché proprio non pronuncia le lettere, capito? Di quella parola. Kamen. Vabbè. È rimasta incinta, è stato fatto il video dell'ecografia, giusto? Esatto. Quando è stato fatto il video dell'ecografia, non si vedeva, non c'era che con il ragazzo di Kamen. Esatto, il padre biologico del bambino. Del bambino. E quindi hanno, a quanto mi hai fatto vedere, gli hanno fatto tipo una frecciatina, un video frecciatina del fatto, noi siamo qua e tu non ci sei. Allora, diciamo che praticamente la roba, ci siamo che sono ragazzi che hanno 17 anni, ed è un dato molto importante, perché mi dispiace molto che vengano criticati per il semplice fatto che sono dei bambini, cioè sono dei ragazzi molto molto giovani, che sicuramente avranno una maturità in più rispetto ai ragazzi da quello che vi pare, però sono comunque dei ragazzi molto giovani, e cioè che non possono essere giudicati per delle scelte di una roba così tanto importante. Certo. Ok. Sotto un certo punto di vista non le comprendono neanche loro. Esatto, la portata. Non c'è una
un'esperienza dietro, comunque la maturità tale da dire, non so, ho un po' paura di avere un tono giudizioso, non è quello che voglio fare, non voglio giudicare. Basicamente esce questo video dell'ecografia di Gammen e non si vedeva Checco, non si vedeva o non c'era. Quindi esce fuori che non c'era, ha sconvolto tutto il fatto che non ci fosse il padre del bambino o della bambina. A un certo punto arriva un nuovo personaggio in questa fitta trama di questa storia, che è la mamma di Francesco, quindi Checco, che in meno di un minuto riesce a diventare viralissima con, penso, tre parole. Ma voi, c'è Steven o non c'è Steven? Non c'è Steven, amò, l'italiano che non c'è, è diventato viralissimo perché faceva spaccare quel video che ha zero italiano, per paradosso è così pregno di cultura. È l'Italia, è l'Italia, è l'Italia. Nasce un po' questo battibecco tra poi le famiglie, perché la madre di Checco dice: mio figlio c'era, io ho le prove. Ovviamente tutto questo sempre in lingua navi. Il problema è che la trama si infittisce sempre di più, perché poi iniziano a litigare le famiglie. In più Checco anche lui fa un video in cui dice: io so quello che valgo, io c'ero, io ho sentito il battito del bambino, io ho visto quello, ho parlato con i medici, ho visto la camera del bambino, cioè quel bambino ancora nato già c'è stata la camera. Bravissime, amore, le Kardashian comunque, bravi, sono fiero di voi, quello che farei io. Previsto, si monetizza sì. Su tutto, bravi a me. Tipo parlaci un po' con la Checco subito. Io sto mandando la mail da appena risulto incinta. Ciao, mi fate l'invio PR di tutti i vostri prodotti della Checco, grazie, inviamo. Iniziano a diventare molto molto selvagge queste live che si fanno, in cui si sfogano e litigano. Ma si scannano proprio, perché? Si dicono... Ma perché? Perché Checco e Cammen si lasciano. Cammen era stata involved in un scandalo importante, che era uscita una presunta finta foto hot di Cammen, e non si sa perché, Francesco la voleva lasciare, e praticamente sono usciti anche gli audio che si sono scambiati Veri e Checco. Veri, la mamma di Cammen. Esatto, e Francesco è ormai ex ragazzo, in cui praticamente Barry chiedeva a Checco di non lasciarla, piangendo tutto questo, gli chiedeva di non lasciarla perché altrimenti Cammen spacca cose, potrebbe arrivare a un gesto estremo, potrebbe fare delle cose brutte perché sta molto male, quindi in questo momento non lasciarla, aspetta un po', falla rivia e poi la accanni. Quello era un po'... Sì, comunque è incinta, è sicuramente mentalmente più fragile perché è in una situazione particolare, si è ritrovata coinvolta in un dramma di questa foto. È una roba in realtà molto manipolatoria, mi dispiace, tu non puoi dirmi lasciarla perché altrimenti lei fa qualcosa di brutto. Questo è verissimo. Cioè, però... capisci che noi stiamo parlando di genitori di una certa età che comunque io li amo, però comunque tu, cioè, non ti puoi mettere in mezzo a tal punto e dire determinate cose. Assolutamente. Assolutamente, però non è la prima volta che succede. Poi tra l'altro, a causa dei tuoi video, io adesso ho una foto di rito che faccio con tutte le mie amiche che si chiama La foto è scandalo. No. Praticamente ogni volta, cioè tipo, amo foto e scandalo, noi di gruppo che facciamo delle foto come se stessimo venendo paparazzati. Amo, adoro. Quindi tipo, cioè tipo noi così. Adoro, mi piace. Sempre, amo foto e scandalo, questa si chiama La foto e scandalo ed è tutto merito tuo. Ma amore, ma non mi devi dire queste cose perché altrimenti me la credo. Che ovviamente a un certo punto è finito quella cosa, ma sarà vero? O sarà tutto architettato? Se anche fosse, è tutto architettato, no? E che loro fanno queste cose. Ma neanche i produttori del Grande Fratello riescono a scrivere queste cose. Ma a parte quello, però io non capisco che cosa ve ne viene. Torna conto. Hanno la fama, l'hype. Sì, ma cioè, con l'hype, noi, cioè, comunque siamo in questo mondo, no? Per quanto uno possa fare un video virale, poi quel video virale che si riporta a numero e tutto quanto. Ma poi a livello di guadagno, ok? Che poi alla fine magari a queste persone che si mettono questo cuore è quello il punto. Ma che cosa importa? Le serate in discoteca a Napoli, non lo so. No, perché non lo fanno, ma sfatiamo un attimo un video. Con TikTok non si guadagna tanto. Quindi no, non è che tu facendo quella roba là guadagni molti soldi. No. Certo, puoi alzare qualcosa, sicuramente alzeranno dei soldi comunque. È scioccata fatto che comunque Checco ha lasciato Cammen. Lei non gli sta bene. No. Dice no. Avanti tutta la storia. E semplicemente ci sono tantissimi aggiornamenti, proprio tantissimi. Quindi è molto difficile stare al passo. Gli ultimi che, per parlare bene di questo capitolo, che poi chiuderemo qui, è che arriva un nuovo personaggio nella storia. È scandalo. E il nuovo personaggio nella nostra fittissima storia dei navi italiani è Carla, la nuova ragazza di Checco. Non ha perso tempo, ragazzo. Tu pensi che sia finita qui? No. A quanto pare Carla fa un TikTok
con la canzone di Anna D'Angelo, Profumo di mamma, mentre si accarezza il pancino. Quindi a quanto pare Carla è incinta di Checco, il che vuol dire che secondo me Checco ha tradito Gammen, se lei è già incinta. Quindi quando già stava concinta se la faceva con Carla e hanno gravitato tutte e due. Ovviamente qui nasce la roba, allora è tutta finzione. Cioè in realtà esce un video che ha messo il nippolo, che sarebbe il fidanzato della madre di Veri. Ok. Praticamente questo nippolo ha messo un video su TikTok che ha levato subito, in cui c'erano Checco, il padre di Gammen, e lui e altre persone che brindavano e giocavano insieme. E dicono scusa, tutto sto casino e voi ci brindate insieme, com'è possibile che per stare a più a parole? No raga, allora è tutto finito. Anche perché posso dire una cosa, Checco, se effettivamente sei riuscita a mettere incinta due ragazzi, ma c'hai lo sperma bionico, cazzo, a parte quello, ma cazzo, hashtag condom, ok? Andiamo avanti con una storia interessante che riguarda rapper. Quindi parleremo di Fishbowl e Taxi B. Io seguo Fishbowl, la adoro. Io non la sento, la sua nuova hit, una hit di spessore. Adesso fa così, io gli sto succhiando il cazzo, ce l'ha grosso come un cactus, ma non mi molla la testa, io gli vomito sul cazzo, bitch. Penso che potremmo aver scritto tutto. È vero! Non voglio i diritti di copywriting. Fishbowl, sarei contattato con il resto delle vostre legali. Sai che a me lei vedrò solamente una volta nei per te, non ho tipo solamente visto un video. Cosa succede? Andiamo indietro di qualche mese. Fishbowl e Taxi B, che stavano insieme da un bel po' di anni, tipo 3 anni, si lasciano. Non c'è dato sapere effettivamente la motivazione per la quale si sono lasciati, però si lasciano. Non c'è dato sapere. Non c'è dato sapere, ma poi si saprà. Fishbowl subito chiede: raga, per favore, non vi fate gli affari nostri, sto male, vi voglio bene, ci siamo lasciati, ma comunque c'è del rispetto tra di noi, lasciateci in pace. Ed è passa un mese, lei si fidanza con un nuovo ragazzo. Wow, fast. Si fidanza con un nuovo ragazzo, questo nuovo ragazzo stava a casa di Fishbowl, è uscito di casa perché doveva andare in palestra ed è stato avvicinato da Taxi B, un altro suo amico, ed è stato minacciato con una pistola. Che cazzo fai questa... Però è milanese, immagino. Sì, tipo, vabbè. Okay, non sappiamo minimamente il gergo. Traducetelo. Ma questa è zona mia. Credo a Fishbowl o no, alla zona del quartiere? Era più zona. Questa è zona mia. Lui risale sopra, lo dice a Fishbowl. Fishbowl giustamente impazzisce. E scende con la sua pistola. Fa delle live in cui dice: ah sì, io ti ho portato rispetto, non ho parlato di tante cose che avrei voluto dire adesso. Apriamo gli altarini. Adoro. Raga, lo ha proprio smerdato in ogni modo possibile. Ovviamente. Innanzitutto ha rivelato il perché si sono lasciati. Ai, subito lo voglio sapere. In un momento in cui lei aveva appena scoperto di avere una malattia, ovvero l'artrite, era incappata in un caso giudiziario in cui aveva denunciato una stalker che la seguiva sotto casa e che l'aveva minacciata di morte. E in più era appena uscito un video intimo di Fishbowl, è stata vittima di revenge porn, di un video di 7 anni prima. Come l'ha fatta a riconoscerla? Si è rifatta tutti quanti con notari? L'hanno riconosciuta. Wow! È appena uscita l'ultima, questa notizia del punto del revenge porn, a quanto pare Taxi B è impazzito, gli ha dato della poco di buono. Perché mi hanno usato un insulto tipo per qualsiasi cosa con le donne? Non lo capisco. No, perché fa, no, perché tu mi rovini l'immagine, così, queste cose qua. Cioè tu direi, aspetta. Guarda me, no. Gli ha sfasciato la casa. La casa che ha pagato lei. Ciao relazione tossica, piacere di conoscerti. Gli ha sfasciato la casa e poi se n'è andato. Non si sono sentiti per giorni, poi alla fine si sono chiariti nel decidere che basta. È finita totalmente. In più lei ha raccontato che un anno prima lui era strafatto di Xanax e gli ha chiuso una porta di vetro sul braccio. Gli ha quasi, cioè gli ha fatto malissimo il braccio, non l'ha sentito per tantissimo tempo. Era una relazione molto tossica che lei ha deciso di non divulgare. Però dopo che gli è stato fatto questo torto ha detto basta. Cioè se vivete delle robe come queste, chiedete aiuto. Non vi meritate essere in relazioni come queste. Assolutamente. Meritate di essere in relazioni sane e pulite. Assolutamente. Aperta e chiusa parentesi. Lei in questa live ha detto di tutto. Ha detto queste due cose che vi ho raccontato. Ha detto che lui ha parlato male di Sfera, perché gli hanno fatto hanno fatto un featuring. Però Sfera non lo ha seguito su Instagram, quindi il featuring sembrava comprato, quindi ha parlato male di Sfera. Ha parlato male di Marrakesh perché non ha fatto salire sul palco, non gli ha fatto un progetto.
questo non l'ha incluso. Se n'è andato via al posto dove c'era Gaia Bianchi perché c'ha paura di Rondo. Quindi ha detto praticamente tutte le infamate. Anche ha fatto body shaming su un altro rapper. E lei si è arrabbiata con lui perché dicendogli: oh, ma tu eri ancora più grasso di lui. Poi è una cosa che succede molto molto spesso. Sì. Cioè, tutta questa roba tipo di body shaming, che molto spesso le persone in realtà erano persone che in primis avevano problemi nel proprio corpo. È come i palestrati che insultano quelli che hanno appena cominciato a fare palestra. Esatto, come quelli che vengono bullizzati che poi diventano bulli, cioè sì. È una specie di modo di proteggersi, di autodifesa sbagliata, cioè si può comunque guarire da un qualcosa che ti fa del male senza necessariamente essere uno stronzo, perché costa veramente 0 euro essere una persona decente. Esatto, zero. E poi che è successo? Che alla fine lei ha raccontato tutte queste cose, tutte le infamate che lui ha fatto. Molte persone gli hanno dato dell'infame. A lei. E io sotto la sua live ho scritto un commento dicendo che purtroppo viviamo in una società. Se noi denunciamo determinate cose, diciamo basta, e diciamo basta, mi sono rotto le scatole, voglio dire tutto quello che hai fatto perché sei una merda e te lo meriti, sei un infame. È questo che in realtà c'è molto spesso la paura di denunciare, o comunque di parlare in generale. Proprio della paura del giudizio, di non essere creduti, di essere giudicati, di essere trattati da infami. Regà, denunciate. Cioè sì, non esiste, cioè, qualsiasi... la vita è una, regà, non abbiamo proprio il tempo di essere in posti, in situazioni che ci facciano del male. No. Se soprattutto c'è bisogno di parlare pubblicamente o di denunciare in ogni senso. E la cosa come è finita? È finita che Taxi B ha risposto con un video dove non si capisce niente di quello che dice. Però tipo chiede scusa, cioè la cosa era tipo chiede scusa. No, lui fa no perché penso alla mia musica, non sono dentro queste cose, sono una persona vera. Sai quelle classiche cose, uno dice per arrampicarsi sugli specchi che vogliono dire tutto, non vogliono dire niente. Infatti sotto, su tutti i commenti di questo video è: non ho capito niente di quello che ha detto. Perché non lo sapeva neanche lui. Perché non sapeva neanche lui che doveva dire. Cosa dire e come voleva dirlo. Esattamente. E quindi niente, alla fine è morta lì la cosa, perché comunque per quanto qualche persona abbia dato dell'infame a Fishbowl ha fatto bene. Io a prescindere non l'avrei fatto, piuttosto mi sarei mosso per vie legali, sempre per il principio. L'ho spiegato, che mettere le cose mie sul web. L'ho spiegato. Io faccio questo perché tanto sono arrabbiata, voglio fargli veramente un danno, e purtroppo l'unico danno vero che io posso fargli a questa persona è rovinargli l'immagine. Però allo stesso tempo ti dico ok, però comunque lo trovo immaturo. Trovo che l'occhio per occhio non funziona, non è così che funziona nel mondo, perché poi io credo molto nel karma, nelle energie, e quindi quello che tu metti nel mondo ritorna indietro 3 volte meglio o 3 volte peggio. Però alla fine se vuoi, il fatto è che il torto l'ha fatto lui, lei semplicemente ha deciso di parlarne. Ok, però allo stesso tempo se lei è cosciente che lo fa e lo dice proprio per una questione di ti faccio un torto, ti rovino l'immagine, per me è semplicemente immaturo, nonostante io rispetti e non so nessuno per giudicare, però lo reputo immaturo, molto semplicemente. Okay. Le nostre preghiere vanno a Fishbowl e questa situazione, ma direi di andare avanti e parliamo di Cristina D'Avena. Nel mese di dicembre Cristina D'Avena è stata invitata a cantare sul palco ad un evento dei Fratelli d'Italia. Adesso non parliamo di politica, non si parla di politica, a me non piace, però Fratelli d'Italia vuol dire estrema destra, quindi diciamo non simpatizzanti della comunità LGBTQ+, per i diritti civili che riguardano questa parte, ma in generale le minoranze, diciamo così. Quando Cristina D'Avena ha accettato si è scatenato un putiferio, ma questo perché? Perché diciamo che Cristina D'Avena è un po' una delle icone gay italiane che abbiamo, perché ha cantato tutte quante le sigle dei cartoni con i quali siamo cresciuti, ai Pride, agli eventi, è sempre stata super anche aperta, ma proprio lei è le canzoni un po' che rappresenta lei, che ha cantato. È stata la prima super ospite della prima stagione di Drag Race Italia. Più di così è sempre esposta appunto riguardo l'amore libero, eccetera eccetera. E quando è uscito questo putiferio, che lei non si aspettava, ha fatto appunto un tweet, cioè un post su Instagram, tweet, messo ovunque, in cui non è che si è giustificata o si è scusata, ha voluto tipo ricordare con questo post che lei è stata invitata non per militare, io vado lì e quindi sono d'accordo con le persone che mi invitano, ma vado lì per cantare, che è il mio lavoro, che è quello che faccio da più di 40-50 anni, da quando è cantava Cristina. Ma raga, ci pensate che la sua voce non è mai cambiata? Questa cosa mi mette paurissima. Cioè, ma poi lei quanto è buona? In questo posto appunto lei ha chiesto che non era una sua posizione politica cantare ad un evento di Fratelli d'Italia, ma lavoro, cantare e punto. Però ti posso dire la verità, se mi messi una Elodie fosse stata invitata, Elodie avrebbe rifiutato. L'ho pensato anch'io. Degli esponenti nella musica che si sono veramente esposti tanto su alcuni argomenti riguardo alcune tematiche, ad un evento di Fratelli d'Italia non si avrebbe detto no, sto senza soldi, preferisco. Però quindi magari... sono d'accordo con questa roba, anche perché proprio perché lei comunque anche involontariamente icona gay, non perché lei abbia fatto chissà che cosa, ma
involontariamente icona gay. Però sono d'accordo sul fatto che è molto strano vedere in contrapposizione Cristina D'Avena che canta per Fratelli d'Italia. Cioè, quando tu scegli, è un lavoro anche d'immagine. Tu quando scegli di lavorare e accettare, metti la tua faccia su un prodotto. Preferisco una Cristina D'Avena che sta facendo semplicemente il suo lavoro, ovvero cantare canzoni di cartoni animati, piuttosto che soubrette, personaggi famosi che vanno a pubblicamente a sostegno di idee politiche piuttosto contro la diversità e le minoranze, quando fino all'altro ieri sono state le madrine di Pride, di qualsiasi cosa, di eventi in discoteche gay, e sono state pagate molto profumatamente per stare lì. Ok, Valeria Marini? Oh! Aspetta la letterina dell'avvocato. C'è da spezzare una lancia a favore di Cristina, che poi sta molto a noi credere se lei lo volesse già fare prima o meno. Però alla fine, quando lei ha fatto questo concerto, come ultima canzone ha fatto Lady Oscar, quando ha introdotto Lady Oscar ha fatto un discorso sull'amore libero, su cosa rappresenta Lady Oscar, su chi è Lady Oscar. Capito, regà? Tutto questo con la gonna Rainbow, che se non le si è fatta cucire tipo dalla sarta il giorno prima. Cosa devi mangiare? No. Cosa è successo? Amo, comunque ci sono gli spiriti in questa casa oggi. Il gatto sta miagolando perché c'è qualcuno. Amo morto. Amo, ma io stavo morendo. Chiama Gianmarco il Dagato. Gianmarco, aiutaci tu. Amo, mi puoi chiamare per favore la tua cartomante? Passerei al prossimo scandalo, che è un scandalo un po' pesantuccio uccio, perché appunto parleremo di Shangela e le allegations che sono state fatte su di lei. Cosa è successo? Shangela, appunto, come dicevamo, è una star famosa a livello internazionale grazie a RuPaul's Drag Race. È arrivata nella seconda stagione, poi è tornata nella terza, ha fatto il franchise diverse volte, All Stars tutto, che non ha vinto, però è una di quelle che fa più cose in assoluto. Raga, ha fatto tante cose, cioè lei è proprio diventata un'icona. Infatti io quando ho letto la notizia mi ha molto scioccato. Stavano girando una nuova serie, un nuovo reality, non quello cosa fosse, che si chiama We're Here. Dovevano girare questo episodio ed erano in Louisiana. Al cast era stato preso un hotel, mentre alla crew era stato preso un altro hotel, proprio per separarli e non un po' mischiare. La sera in cui poi hanno fatto la festa dopo l'ultimo episodio, insomma in generale dopo l'episodio che è stato girato, praticamente mentre loro erano a questa festa, Shangela diverse volte gli ha offerto da bere. Lui, proprio perché non voleva tipo dire di no ad uno dei produttori o comunque del cast, perché sentiva in difficoltà, alla fine lui ha accettato questi drink. Cosa succede? Che praticamente a un certo punto Shangela lo chiama per andare nella sua stanza perché aveva bisogno di aiuto per prendere le valigie e portare la navetta perché doveva andare a prendere l'aereo. È una cosa normalissima che ci siano delle persone che vengono incaricate proprio di aiutare le persone del cast con queste cose, anche basicamente aiutarti a vestirti, portarti da un punto all'altro del set. Se si tratta di una drag, esatto, ha tantissima roba, sì. Perché ovviamente hanno tantissime valigie, quindi non era strano. Lui appunto va lì nella stanza e quando è arrivato nella stanza si stava sentendo malissimo perché appunto aveva bevuto diversi cocktail che gli aveva offerto solamente Shangela. A un certo punto Daniel racconta che si sente talmente tanto male che va a vomitare nel bagno di Shangela, e Shangela lo aiuta, quindi sta là, gli tiene tipo la testa, gli dice tranquillo, non ti preoccupare, se vuoi buttali sul letto. Quindi lui, uno degli ultimi ricordi che ha è che si butta sul letto di Shangela, e a un certo punto ha un momento di lucidità quando Shangela sta cercando di entrare dentro Daniel senza il consenso di Daniel, e lui inizia a dire di no, inizia a chiedere per favore, cioè non farlo, fino a che Shangela non diventa molto aggressiva e comunque lo fa. E l'ultima cosa che ricorda appunto è questa scena in cui Shangela se ne va, perché lui è rimasto lì completamente senza sensi perché non riusciva a muoversi. Probabilmente è uno dei casi in cui è stato corretto il cocktail con quella sostanza lì, e è un discorso molto difficile da trattare, che potrebbe anche essere molto triggerante per le persone che hanno vissuto un'esperienza del genere. Sì. Nonostante è scioccante il fatto che poi stiamo parlando di un personaggio che magari noi conosciamo, ed è Shangela, se ne parla pochissimo anche di quanto anche i ragazzi abbiano purtroppo queste esperienze. Sì. Non c'è niente che io possa o voglia dire in realtà, basta, è semplicemente una roba che ho portato per il messaggio di restare attenti. Siamo scegliere per noi stessi, se noi non beviamo, non vogliamo bere, non vogliamo accettare anche un drink da una persona della quale non ci fidiamo, ci dà una strana impressione, diciamo no. Detto questo, ringrazio tantissimo Manuel per essere stato ospite di questo primo scandalo dell'anno. Speriamo di avervi fatto ridere, di avervi fatto riflettere soprattutto. Siamo belli ma anche bravi. Esatto. Siamo belli ma anche bravi. Dietro questa bellezza c'è un contenuto. Vi ricordo quindi di seguirci su tutti quanti i nostri profili. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e niente. Ciao.